Canale 8 presenta in collaborazione con Intrecci Preziosi, Facile Rent, Euronics Gruppo Tufano, Mangia Group. Volta che hai visto Isa Danielli come aspetta, primo nome aspetta, fammi pensare. Gigi Benimio, sì. Ecco, questa era l'ultima giorno che abbiamo fatto a Roma al teatro alla Sala Umberto, che lui venne a vedere l'ultimo giorno, perché non l'aveva visto ancora, il suo lavoro fatto con me non l'aveva visto ancora, eppure in quel momento là, senti bene. Allora, lui è venuto a teatro, devo dire, fece una cosa bellissima come quella che prima si raccontava con lui, che lui da debuttammo a Napoli con Benimio Coremio, al San Ferdinando appunto, e lui chiamò da Roma per dire che non poteva, era potuto venire a vedere lo spettacolo, e per me fu un'emozione, per me e per il pubblico, perché appunto si alzarono tutti in piedi, sentire la voce di Edoardo. Che rispetto, ecco, che ammirazione. Sì, no, su questo proprio, per carità, ma lui era adorato da tutto e da tutti e da me soprattutto. Vabbè, comunque devo dire che fu una cosa bellissima, però lui non potette proprio venire alla prima, non potette venire, e quindi poi venne all'ultima che fu qua, fatta a questo teatro, e lui venne a vedere lo spettacolo quando lui dovette andare a farsi le visite eccetera, che dovette fermare la compagnia, diciamo, se non posso più provare, mandò a chiamare, io non posso venire più alle prove, già provavamo da 20 giorni, allora disse io non posso venire più alle prove, però io dissi madonna che mo è finita, non si farà più sta cosa, dissi allora come facciamo, ho detto no, tu continua, tu non ti preoccupare, fai quello che devi fare, tanto ormai la commedia la conosci, e ho detto ma io già non sono personaggio mio, e sì vabbè, ma ormai insomma, per non da portartela alla lunga, noi portammo alla fine lo spettacolo, lo facemmo, debuttammo e tutto quanto, lui naturalmente era sempre in contatto, venne a fare pure le luci, venne a fare le luci, e poi partimmo per la tournée, e quando siamo arrivati qua a Napoli, poi a Roma, lui finalmente è potuto venire a vedere lo spettacolo. Beh, tu ci credi? Andò da tutti a fare i complimenti, tutta la compagnia stava in palcoscenico, complimenti veramente, siete stati bravi, così, da me venne e fece, ti devo fare i complimenti per come hai saputo tenere la compagnia. Io facevo un personaggio, una cosa esagerata, così, sei stata brava, così. Perché lui mi raccomando, le prove eccetera eccetera, che devono continuare così, perché io sapevo tutto quello che lui voleva, cioè non si, gli attori non devono inventarsi le battute, non devono parlare forti, non devono ridere in scena, tutte quelle cose che si sa, no? Sì. E lui disse mi fa piacere, ti devo fare i complimenti per come hai tenuto la compagnia. Bella, abilità, no, per dirti, no, come era la cosa. Isa, io ho una foto a casa di quel giorno lì. Ah sì? Sì. Eccola qua. Ah sì. E questa c'è infatti. C'è Nunzio, Edoardo. Sì, Edoardo. Eccoti lì. Poi c'era, aspetta, Iorio, come si chiama? Piero Diorio. Sì. Piero Diorio che faceva la parte poi di Edoardo. Io facevo la parte che aveva fatto all'epoca invece Dolores Palumbo, ma questa qua, sì, la fotografia, sì, di quando è venuta a Roma a vederci. Dove stavo prima io invece? Quando, il primo nome. Ah, il primo nome. Allora, ecco. Produttore? Galdieri, sì. Galdieri. Perché io feci uno spettacolo
Veramente cominciai senza la voglia di farlo perché ero stanca, no, avevo fatto 9 mesi punti lesso servomatti con Glauco Mauri. La mia vita è un telefono morto, una riga, ma niente che fa! E quindi stavo proprio sfinita. L'ultima fu la cosa che proprio facevamo pure la televisione, nel senso che girarono si registrava lo spettacolo. Per la TV, sì. Maronna, insomma, stanchissima, ero stanchissima. Mi chiama Galdino, no, ti prego, ci pazienza, devi venire di corsa qua, là. Ma perché, che lei, insomma, c'erano stati problemi, non faccio i nomi, con il, come si chiama, con Tato Russo, che è con un'attrice che doveva fare la cosa, e dice, guarda, tu mi devi salvare, io devo debuttare fra una settimana, e io no, cioè, no, per amore di, non ce la faccio, no, no, io sto stanca molto, ne parlavamo, penso, per non portarla alla lunga, lui, a quel punto là, mi disse, no, ma che devo fare per farti venire, perché gli chiesi una paga esagerata, e gli si dice, sì, non ti preoccupare, va bene, io così, faccio Gigi, l'hai detto sì, come è possibile, ma io lo dissi per dire che quello mi diceva no, e invece, hai detto sì, e insomma, per io dissi, a un certo punto dissi, vabbè, allora senti, facciamo così, lo spettacolo io lo faccio, però deve venire la locandina, il manifesto, Isa Danieli, Tato Russo. Al che lui la fece un silenzio, disse, ai certi, sono salva, certi, meno male, va. E invece si sente, vabbè, ne parlo con Tato. E parlo con Tato e senti, attaccai, che io lo conoscevo poco, devo dire, a Tato Russo, non lo conoscevo molto. E io, ma lo giuro, lo feci proprio per la cosa di... Per essere lasciata in perché ero stanca. E invece il mi telefonai dopo un po' e senti, va bene, tutto a posto, facciamo mi sa degli Tato Russo. Ma no, poi, dopo non me ne sono pentita, perché mi sono divertita come una pazza, perché poi c'era un altro attore straordinario col quale avevo fatto la spettacolo e che faceva la spettacolo, che era Aldo Tarantino, che era un attore. Mi hanno detto che se ti sposo, qualche cosa c'è stato a me, ma va bene, se la cerca, la trova, questa cosa chissà che è, che sarà, chi lo sa, ma cercamela a novenare. Straordinario, proprio straordinario. E abbiamo fatto questa, eravamo tanti, insomma, poi c'erano attori bravi, ci stava Nicola Dipinto, ci stava Mario Porfido, ci stava la moglie di Tato, insomma, diciamo la verità, insomma, sono divertita. Quindi ti sei divertita? Moltissimo. Hai guadagnato un sacco di soldi, brava. Primo nome in cartellone. Primo nome in cartellone e quindi per me era finita, perché era un'estiva che si doveva fare, basta. Lo spettacolo piacque moltissimo, era bellissimo perché era molto divertente, insomma, proprio bello. Allora venne un amico da me e disse, senti, io penso che noi lo dobbiamo riprendere l'anno scorso. No, senti, no, l'anno cioè la stagione prossima, no, dobbiamo riprenderlo perché io... sta andando molto bene lo spettacolo, io non posso. E allora lui disse, va bene, ma non ho capito, io se tu fai questo spettacolo, dici che c'hai da fare, perché che c'hai da fare? Niente, c'è ti, però ormai questo l'ho fatto, basta. Dice, va bene, allora facciamo così, se tu mi fai questo spettacolo per 2 mesi, io poi ti produco uno spettacolo con te, che scegli tu. Wow, grande imprenditrice. Imprenditore, lui. No, tu. Io. Perché comunque hai saputo... Io pensavo solo a me. Quando vabbè, ha detto grande imprenditrice inconsapevole, diciamo. E quando disse questo, io... dice, va bene, scegli quello che vuoi fare. Disse lui, e così cominciamo le prove di nuovo per l'inverno e facemmo. E io cominciai a pensare, e allora non sapevo assolutamente che cosa fare. E sinceramente dissi: ma perché non vai da Edoardo, non glielo vai a chiedere? Perché insomma ci eravamo riavvicinati e cose c'è. E allora io dissi: lo chiamai e dissi: io vi dovrei parlare, direttore. Ci sto a Belletri, si può venire qua, vieni qua. Io mi metti in una macchina e ghietto. Andai. E c'era la moglie, diciamo, che mi voleva molto bene. Lei, sì, era la mamma poi di una mia amica che è Angelica Ippolito.
E allora andai là e disse, dunque, come stai bella? Lo trovai, per me è indimenticabile, lo trovai sotto il... in questa sua villa che aveva con come dire, tutto contornato da glicini, cioè c'era, aveva, come si dice, il pergolato di glicini. Pergolato di glicini. E quindi stava là sotto là. Io andai e dice, ah, come mai, che tieni, fai, che hai fatto? Avevo finito di fare quella cosa di Galtieri, però la stagione prima ero stata con Glauco Mauri, insomma, avevo fatto tutti i teatri d'Italia. Vabbè. E allora disse io diretto sono venuto da voi perché siccome voi lo conoscete, amico Galtieri, mi ha offerto di fare, vuole produrre una cosa per me e mi fa scegliere a me però qual è la cosa che voglio fare. E allora io sono venuta qua per chiedervi consiglio. Ah, e Gesù, io che ti posso consigliare? Io... vedo che tu hai fatto un sacco di cose, hai fatto la Cenerentola, hai lavorato con questa, hai lavorato con quello, con Glauco Mauri, con Streller, perché in quel periodo poi avevo fatto un sacco di cose veramente. Dice, perché vieni a chiedere consigli a me? Dico, diretto io, Gesù, io sono nata con voi, in un certo modo lo posso dire, effettivamente io ho cominciato veramente a fare l'attrice con voi, quindi... Non vedo da chi tu potessi andare, voi sapete, nessuno sa più di voi io quello che potrei fare. Che bello, wow. E lui mi disse, ma io la verità non so ci proprio dice, hai fatto pure i film con Albert Muller, proprio così. E vabbè, dico, io non ti posso dire niente, io mi stavo cominciando a venire a piangere, la moglie di Edoardo stava dall'altra parte, Isabella, e mi guardava e faceva, ci metti in mossa per dire, io dico, scusate, dov'è il bagno? Perché io stavo cominciando a piangere, avevo gli occhiali, però e non mi volevo far vedere piangere, e me ne andai dentro, e sentì, mentre io me ne andavo, che Isabella disse, va bene Edoardo, però dai, su, non fare così, io non ci ho fatto niente, cioè, disse, perché? Non ci ho fatto niente, vabbè, basta, io mi sciacquo la faccia, tutto qua, mi metto il lente nella volta e vado là e dico, vabbè, diretto io, scusate se vi ho disturbato, io allora vado, grazie comunque. E si va, e dove vai? Ci si va da casa, dice, io devo andare a Roma, che mo sta scurando notte, dico io di notte non voglio viaggiare per, sinceramente. Dice, ma boh, perché vai a fare Roma? Sta attaccando, noi abbiamo la camera degli ospiti, ci fece Isabella. Ce l'abbiamo noi la camera, una camera per gli ospiti, sta attaccando, io dove stai qua? Ci mangiamo una cosa insieme. Vabbè, e io rimasi senza più parlare di quella cosa. Di quella cosa lì. No, io sono rimasta a mangiare. L'ansia. Sono rimasta a mangiare. Dopo abbiamo. No, siamo andati a mangiare, anzi, siamo andati a mangiare in una trattoria che conosceva lui lassù. Poi dopo ci siamo ritornati a casa, abbiamo parlato di tutt'altre cose, lui ha raccontato un sacco di cose quando era giovane, con scarpette, cose che io devo dire, mi sono divertito come una pazza. Dopodiché sono andata a dormire, siamo andati, e la mattina dopo mi sono svegliata e l'ho trovata sotto glicine, nada volta. Il pergolato. L'ho trovata il pergolato. Sono andata a salutarlo e Isabella disse, non ti preoccupare, noi vediamo, adesso ce ne parlo pure io, non ti preoccupare. Vabbè, io me ne andai, se si è detto grazie assai, lo salutai e me ne andai. E mentre stavo sotto la porta, stavo per andare proprio, dice, ah, chiamami fra 10 giorni. Vabbè, e io dopo 10 giorni chiamai. E lui disse, io sto a Roma, vieni a casa che ti voglio parlare di una cosa. No, e io andai da lui e lui disse, io ho pensato una cosa. Che tu l'avessi fa bene mio cor mio, perché quello è proprio, tu sei arrivata all'età giusta per poterlo fare. Io figurati. Ah! Finalmente! Madonna, guarda, no. Fu una gioia per me, ma perché in quel momento capii tutta la stima che lui aveva di me
che tante cose erano successe perché dovevano accadere, per, insomma, vabbè, insomma, per tantissime cose. Devo dire la verità, disse, ma mettiamoci tutti e due prima un po', chi ha da fare parte mia, chi deve fare questo, chi deve fare quello. E così cercammo gli attori, tra cui lui scelse appunto Nunzio Gallo, Piero Diori per fare la sua parte, insomma scegliemmo insieme, perché lui a Piero Diori per esempio non lo conosceva proprio, io glielo portai, lo presentai e lui lo vide e disse, somigli un po', okay? E così. E con Nunzio, com'era lavorare con Nunzio? Era tipo divertente? Sì, sì, vabbè. Poi non ne parliamo, quelli di retroscena, quelli sono i retroscena, parliamo proprio quello che combinavano, non ne parliamo proprio. Ma... Il Alberto Amato, non ne parliamo, non ne parliamo, Gigi ne sa qualcosa. Dalle foto mi sembra uno molto simpaticone, sì, molto no, alla lui, mano. A parte che molto... era bravo come attore, era un cantante straordinario, ma era bravissimo anche come attore. Sì. E lì hai conosciuto Gigi? Lì ho conosciuto Gigi che invece era giovanissimo, perché noi abbiamo 22 anni di differenza, io e lui. E lui era giovanissimo e cominciava a fare il teatro, ma non come attore, ma come non si sapeva, neanche lui sapeva cosa avrebbe cosa poi fatto. Gigi? L'attrezzista. Attrezzista, quando è entrato proprio in compagnia. E poi piano piano, poi è diventato direttore di scena. Beh, sei stato allora all'avanguardia pure lì. Eh sì. Perché in quell'epoca una donna più grande che si mette con un più curioso, sai le male lingue, no, la gente. Non te lo dico, non sei te stata, lo conto. Sei stata coraggiosa. No, pure per lì. Loro sarebbe finito dopo 10 giorni, insomma, per tutti quelli che ci circondavano. Invece quanto tempo è passato già? 36 anni. La mia età? 35-6. Intrecci Preziosi, una location elegante e raffinata perfettamente inserita nell'esclusivo contesto della via principale dello shopping nel cuore di Napoli, in via Vittoria Colonna. La gioielleria Intrecci Preziosi si contraddistingue per l'ampia gamma di gioielli preziosi classici contemporanei. Intrecci Preziosi. Da Euronics Gruppo Tufano, il 15% di sconto alla cassa continua! Qualche esempio? Smartphone Samsung S9 Plus, da 679 a 577 euro. Scegli noi! Ti portiamo allo stadio a vedere il Napoli! TV Samsung 55 pollici Ultra HD, 4K, da 899 a 764 euro. Euronics, ti ascolta davvero! Isa, c'è qualcos'altro di Edoardo che ci vuoi raccontare? Sì, forse l'ultimo episodio, per la verità però è stato quello che poi mi ha fatto molto felice. Vabbè, allora, successe questo, che insomma io ero andato via dalla compagnia, non c'ero più tornata, eccetera, poi produttore, poiché il Teatro Tenda a Roma, non so se qualcuno se lo ricorda, c'era un Teatro Tenda molto bello, cioè, ebbe dei problemi con il maltempo, insomma cadde, no? Edoardo carinamente, per far riaggiustare questa cosa, per questo amico che era... si chiamava Molfese il produttore, Carlo Molfese, bravo, e praticamente lui dice, realizziamo una cosa, che viene la gente, insomma, che così facciamo un po' di aiuto verso questa persona che gli è successa questa cosa qua. E insomma, che cosa si fece? Si fece una festa su Edoardo,
si fece una festa su Edoardo e dove tutti gli attori andarono a fare ognuno qualcosa. E allora c'era Mastroianni, e allora c'era tantissimi attori, e c'era il gruppo di De Simone, che avevamo fatto la Gatta Cenerentola, e quindi stava preparando un'altra cosa che poi avremmo dovuto fare, poi non si è più fatto, vabbè. Però, insomma, De Simone ha messo insieme me, Peppe Barra, Villani, insomma, alcuni attori, per fare un inizio di apertura per questo spettacolo che si doveva fare. Poi ognuno avrebbe fatto i pezzi delle commedie di Edoardo recitati. Il primo pezzo dello spettacolo è dovuto a Roberto De Simone, che è l'autore della Gatta Cenerentola, che tutti voi avete, credo proprio tutti voi, avete applaudito nei recenti anni e recentissimamente su questo palcoscenico, ed è una pulcinellata. Una pulcinellata che costituisce il pezzo centrale mai ascoltato, veramente inedito, di un'opera che si chiamerà L'Oca d'Oro. Lo ascolteremo stasera nell'esecuzione di Giuseppe Barra, Mauro Carosi, Isa Danieli, Toni Fusaro, Mario Scarpetta e Virgilio Villani, con l'orchestra diretta dal maestro Desideri. Adesso una piccola retorica, ma mi pare che l'unica frase da dire è: signori, chi è di scena? Bene, allora, un giorno mi telefona Edoardo, che non ci sentivamo da quando era successo il fatto che io me ne ero andata proprio. Allora mi chiama e dice: senti, Isa, puoi venire a casa, ti dovrei parlare. Io piglio e vado. Vado, dice: senti, siccome qua si fa una cosa al teatro Tenda, eccetera. Ah, lo so, ci sto pure io, perché stiamo il gruppo di De Simone. E io, a proposito di questo, ti volevo dire: siccome c'è la Morricone che vorrebbe fare il personaggio di Benemio Core Mio, che io ancora non avevo fatto, che l'aveva fatto Dolores Palumbo, però facevo la cameriera. E allora lui disse: e allora, siccome c'è il monologo, te lo ricordi quel monologo che facevi insieme alla moglie di Ascoli, ecco, se tu mi potresti fare la cortesia di fare di aiutarla in questo monologo, che poi c'erano delle battute anche di lei, insomma, di questa amica loro, vabbè. E dico: direttore, ma avrei cuba, ma fa, perché io non so dove lo fanno questa cosa che dobbiamo. No, quello voi aprite proprio lo spettacolo con la compagnia vostra, quindi non daresti assolutamente fastidio a nessuno, potresti cambiarti tranquillamente. E poi, vabbè, basta. Detto questo, sì, allora posso invitare qua come si chiama? A Morricone. E quindi possiamo provare qua. Benissimo. Mi chiama, proviamo sta cosa, se va a fare, benissimo, a posto, a casa sua, proviamo. Andiamo, viene il giorno, finalmente, che si fa sta cosa, e allora noi tutte emozionate, noi che dovevamo proprio aprire sta cosa, che era una cosa nuova proprio per noi, non l'avevamo mai fatta, cioè, dovevamo cantare, recitare, io facevo Colombina, Peppe facevo Pulcinella, ma ti dico a te, vabbè, insomma, una cosa molto molto bella, come apertura era veramente molto bella. E a noi ci mettettero tutto quanto, a noi di De Simone, ci mettettero tutto quanto in una grande tenda e ci misero a noi. E poi gli altri avevano ognuno il proprio camerino e tutto si fatto qua. Insomma, a un certo punto entra Nuaiolo con certe, non so quante rose teneva in mano così. Cioè, scusate, Isa Daniele, so chi è, certo? E questo è per voi. Ah, certo, grazie, e se niente. E dice: ma chi è? E allora pensavo che fosse stato Mario Scarpetta, perché in quell'epoca lì noi stavamo insieme, io e Mario. Avvoca, voi dovete essere il mio salvatore. Avvoca, voi mi dovete aiutare. Avvoca, io sto nelle vostre braccia. Ma se non mi dite. Ma voglio spartere da mia moglie. Una separazione. Ecco, quella senza badare a spese, roba che se ne vanno 5 o 6 lire, non importa. No. E quindi. E c'è di Mario, Maron, ma sei stato tu? E si dice: no, non sono stato io, ma chi è stato? E allora, apriamo il telefono e poi vorrei chiuderla qui la cosa, senza dire altro. Vabbè. Apro il bigliettino e c'era scritto, che c'ho ancora naturalmente, a Isa, sangue del mio sangue, Edoardo. Wow!
Che regalo ci hai fatto? No, che regalo mi fece lui. Emozionante, veramente. E questa è... Bellissimo. Isa ha detto che... Vabbè, la sua storia teatrale ovviamente è innominabile perché è talmente lunga. E lei, secondo lei, la sua storia con il cinema invece è Piccirilla. Sì. Allora, due nomi così che ho trovato, di registi con cui ha lavorato. Vabbè, Lina Wertmüller, certo. Giuseppe Tornatore, Ettore Scola, Giuseppe Bertolucci, Carlo Di Palma, Luciano De Crescenzo. E vai, 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 è Piccirilla comunque la storia cinematografica. No, intendevo piccola perché non è che ne ho fatti tantissimi. Lo so, sto scherzando. No, ma 32 film. Sì, credo, non lo so, no, penso di no. Su internet 32. Ma tu che stai dicendo? Ma già prima? Sì. Gesù, no, non ti giuro. Non... Il passaggio? Vabbè, il teatro, Adria, il teatro è la base tua, sono le tue sì, ossa. Certo, cioè, certo. Proprio... Però, quando... perché siccome sei una curiosa, che vuoi sempre, no, fare sì, qualcosa infatti, di nuovo, hai voluto provare anche quello lì. Non è che ho voluto provare, io non ci tenevo tanto a fare il cinema, sinceramente, no. Non mi sì, perché ci hai spiegato che sì, un altro tempo era diverso. Sì, tante cose. Pensavo che uno, io penso che se uno vuole andare avanti con una carriera, per me sono due carriere diverse, non so come dire. Quindi io pensavo a quella carriera e non pensavo ad altro. Poi se capitava, capitava. È capitato dopo tanti anni, perché non mi era mai forse capitato di fare cinema. E quindi seppi di questa signora Wertmüller, perché vedi lo spettacolo, vedi il film. Sì. È il primo film che lei fece, che era bellissimo, con Giannini e con la Melato, mi piacque moltissimo. C'era un fotografo che faceva le fotografie a noi degli attori di teatro per questo tipo di fotografie qua, no? Per metterle nel foyer del teatro. E allora mi disse, ma tu perché non fai il cinema? Cioè, ti avrei, no, non è che mi interessa, eccetera. No. Disse, ma tu sei brava, sei una bella ragazza, ma perché non lo... Vabbè, insomma, l'ho portata, dice, dai, ti faccio io il servizio fotografico, disse lui. E io dissi, no, io se tengo i soldi per fare un servizio fotografico. No, e vabbè, me li dai a poco alla volta, e così fu, Cioè, ce li diedi a poco alla volta, io tenevo i soldi, poi si pigliavano quelli che stavano a pigliare i fotografi. Veramente? E quello così... dovete fare tutto un servizio che doveva andare dalla gente, no? E no. Poi le dovevo tenere io, insomma. E allora dissi, ma veramente fa? Sì, e insomma lui andammo e facemmo queste foto. Dissi, e mo che faccio così? Cioè, ti presento la gente che io conosco. E dissi, allora falla venire a vedere lo spettacolo, vedi se le piace, non mi ricordo che stavamo facendo proprio le bugie con le gambe lunghe. E allora venne questa, disse sì, se vuoi io sia la tua gente. Va bene, e io ce l'ho tutte in fotografia. E poi seppi che questa. Ah, mi chiamò perché la signora Wertmüller cercava, e quello è stato poi il mio primo film, in effetti, perché avevo fatto una comparsata, ma anni prima, con un film di appena arrivato a Roma, perché lo feci proprio perché mi servivano i soldi, lo dico sinceramente, ma poche lire, insomma, quelle che mi dettero, con i due. Franca e Cicci Grassia. E io dovevo fare niente, una che andava a comprare una cosa dentro un negozio, e solo quella avevo fatto, ma basta, non me ne ero più interessata. E dopodiché, dice, c'è la Wertmüller che cerca delle attrici, però, disse lei, perché io dissi, guarda, io voglio registi bravi e poi non mi importa qualunque cosa vada a fare, ma se devo fare qualcosa deve essere con un regista bravo. E lei mi chiamò e mi disse, guarda che c'è la Wertmüller, cerca delle ragazze perché devono stare in un casino. In un casino perché è un film, diciamo, degli anni 30 e tutto questo. E dice, tu lo vuoi fare, però non c'è la parte. Dice, perché dalle battute al momento in cui si deve fare questa scena. Dice, ti non mi interessa, va bene, però io lo voglio come fare. Regista. Andai a fare l'incontro con Lina Wertmüller. Lina Wertmüller vide il mio... Servizio fotografico, no, ma non tanto, ma... Il curriculum. Ah, il curriculum. Teatro, però. Ah, disse, ma tu stai qua a Roma? Dico, sì, sto facendo lo spettacolo, sto con Edoardo. Vabbè, volle sapere un po' di cose di me, eccetera. Mi venne a vedere pure lei e però, insomma, mi chiamò per fare questa cosa qua, no? E così è cominciata la mia, che poi, vedi un poco. Comunque, ci sono sempre...
delle cose della vita che devono accadere. Gli incontri sono molto importanti nella vita di una persona, però devi mettere pure il fatto che te li devi scegliere gli incontri, perché io non è che mi sono voluto incontrare con Lina Wertmüller, però Lina Wertmüller mi ha dato una possibilità e io sono andata e ho detto sì, va bene, me l'ha data perché ha visto la foto, perché ha visto che era un'attrice, che faceva l'attrice da tanto tempo, e quindi, e poi vabbè, poi siamo diventate anche amiche, perché poi ho fatto tante cose, pure con lei, poi è finito che ho fatto l'aiuto regista, ho fatto, no, l'aiuto proprio, l'aiuto dell'aiuto regista, ho fatto tutto, però io ero pronta a fare tutto. Con lei hai fatto 9 film? Sì. Ah, 9? 9. Ah, 9. Tu non ti puoi ricordare perché quel giorno non ci stavi. Corrita a casa, vostro figlio non sta buono. Era sembissa, coppa che la motocicletta rossa, maronne che corso, con una pazza. E all'angolo da strada, ha già visto babà, dinda macchina, che mi guardava, teneva una faccia. O sapeva quello che mi aveva fatto a me. È proprio tutto, forse perché è giustamente quello è il tuo lavoro che fa questo momento, anche questo in questo momento è un lavoro nuovo, certo, che come te mi incuriosisci questa cosa, però ecco, non mi considero una persona che intervista un'altra, parliamo su delle cose che secondo me è un messaggio bello, o dei ricordi di vita, queste cose qua. Quindi io capisco, hai fatto l'incontro con la Wertmüller, Wertmüller mi ha detto guarda che non ci sono battute, poi te le do al momento, ho visto che tu qua c'hai un curriculum in teatro, hai fatto un sacco di cose, e dico signora non si preoccupi, per me va bene così, io volevo incontrarla e sono contenta di essere in questo film, qualunque cosa debba fare. E lei poi mi disse, siccome poi dovevamo essere delle prostitute, e quindi dice, vabbè, ci sono delle cose che tu non vuoi fare, nel senso che non vuoi stare troppo nuda, questa e quella. No, dico, io nuda non vengo, sinceramente, non ce la faccio, no, questa cosa qua non la riesco a fare. Però se lei mi lascia con col costume, qualcosina, faccio quello che vuole, insomma. E quindi, e infatti c'erano chi lo voleva fare e chi non lo voleva fare, uscì con le da fuori e tutti si fatti cai, lo volete fare sto fatto e feci solamente quello. Però da lì è cominciato, diciamo, il giro poi delle mie foto in tutte le produzioni. Certo. E perciò poi quello che a me mi fece proprio impazzire quando mi chiamarono per fare questo film qua, con che c'era Jack Lemmon. Sì, Maccheroni. Maccheroni, bravo. Jack Lemmon e Mastroianni. Ecco, quella sono io, sì. Allora, quando mi chiamò la gente e mi disse ti vogliono per fare questo coso, di Maccheroni si chiama il film, con Scola, dico, e chi sono gli attori? Perché io glielo dissi, io guardo, accetto solo le cose che veramente mi piace fare, se non li faccio. Che bello però. Allora lei disse, no, sono Mastroianni e Jack Lemmon. Gratis, glielo dici per piacere, gratis, io vengo gratis. No, perché no, nel senso di se non fare storie proprio con i soldi, non me ne importa proprio. Qualunque cosa va bene per me, va bene per me. E così feci il film poi. Antonio mi ha telefonato apposta dall'ufficio stamattina per dirmi come siete state gentili con lui e come l'avete riconosciuto subito dopo tanti anni. Certo, lui un poco è cambiato, ma quando io me lo sposai era l'uomo più bello di Napoli. Tutti guardavano lo sposo. La sposa è bruttulella, diceva la gente. Ma lo sposo è bello con mio sole. Vorrei chiudere con la storia di questa foto con Totò. Ah. Con cui però non hai mai lavorato. Vai. Che poi lui, vedete, mi è uscito dal teatro e si è ascoltato di me. Hai capito? Come fa? perché se no non si sfiga. Non mi hai chiamato mai. Mai. Vabbè, non è che potevi lavorare poi con tutti a teatro, no? No, però certo, mi sarebbe piaciuto fare una cosa con Totò. Ci credo. Però, quindi insomma, quella foto lì come nasce? No, quella foto fu un caso, perché noi stavamo facendo appunto Uomo e Galantuomo, facevamo questo spettacolo e io facevo quella cameriera. Per cambiare. Avrei dovuto farlo veramente, capisci? Invece avete avuto la sensazione. Ma che fate? No,
dietro al cappello non si vede. Queste sono tutte frottole. Io non ho mai tradito mia moglie. Ah, sì? Ho le prove, hai capito? Le prove! Sì. Al secondo atto. E io uscivo al secondo atto. Il primo atto no. Lui seppi dopo che Totò si trovava in giro. Stava a Napoli perché stava girando un film. La maggior parte di film, molti li hanno girati anche a Napoli. Ed era venuto a trovare Edoardo, però noi stavamo nei camerini, non è che lo sapevamo questo fatto. Allora lui andò a trovare in camerino da Edoardo dopo il primo atto, per non andarci dopo, perché poi ci andava pure la gente, poi, certo. Poi avevano, figurarsi, l'hanno riconosciuto giù, quindi cominciavano insomma, lui ha detto io dopo il primo atto ti vengo a salutare. Mm-hmm. Lui era d'accordo, insomma, questo tutto dopo l'ho saputo, perché dice, ma come si trova carista? Mi dice, no, direttore scena, dice, no, così, 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 vabbè. E mi spiego tutto. Allora, lui andò a trovare Edoardo, poi lui, dato il direttore di scena, aveva dato i 5 minuti. Quando danno i 5 minuti, io vado sempre in palcoscenico, anche se si deve aspettare 5 minuti. E anche di più certe volte, perché non sa come dice, ma a un certo punto io dissi, vabbè, scendo, e mi trovo lui, Totò, che stava proprio uscendo dal camerino di Edoardo, e la scala era... E allora lui mi vide, facendo, oh! E allora io scesi. Io con un muretto, mi fece tutta rossa, perché, madonna, non so, c'è me, no? E allora lui disse, ma che bella guaglione! E poi c'era il fotografo, naturalmente, che aveva fotografato a lui con Edoardo, eccetera, disse, ma vuoi fare una fotografia questa? E io gli dicevo, sì, sì, e guarda come mi guarda lui, guarda come va a dire, e così, e così gli stavo, fare una fotografia con me? Sì, certo, cioè, sì. E così facemmo la foto. E stai provando ora, giusto? Sì. Sei in momento di prova, infatti Isa è stata gentilissima perché ci ha ricevuto, ha provato stamattina. Infatti fra poco ti lasciamo in pace, prometto. No, vabbè, ma per carità. Stai provando un testo spagnolo. Spagnolo tradotto in napoletano. Spagnolo tradotto in napoletano, sì, sì, da sì. Enrico Iannello. Iannello. Per me queste... È un poco difficile. Iannello. 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 Si chiama Giacomino e mamà. E mamma, bravo, sì. Dove sarai in scena con? Con Enrico Iannello, punto. Lui fa la regia. Come dove? Lui ha tradotto il testo in napoletano e lui ha fatto il regista. Quando debuttate? L'attore. Debuttiamo il 12 aprile al Sannazaro. Grande. Isa ci ha regalato un po' del suo tempo, anzi molto del suo tempo, e noi abbiamo un piccolo cadeau per te. Da questa nostra amica, una partner del nostro programma, Guardando le Stelle, che è la nostra amica di Intrecci Preziosi, che ha fatto apposta per te e per i nostri ospiti di Guardando le Stelle un regalo, spero che ti piaccia. Ah, intrecci, sta scrittura qua, intrecci. Non mi prendere in giro. No, per scherzi. Ma è fatto apposta. Aspetta, strappa. No, non voglio strappare, aspetta un attimo, facciamo un'impresa. Così, ho capito, hai visto come si fa? Ecco qua. Un artigiano napoletano che lavora con lei, che fa, mamma, tutti questi cadeau, gioielli, cose del genere. Ah, che bello! Oh, Gesù, bellissimo! E questa cosa qua che vuoi allora, dire? Allora, è una sedia da regista, o anche l'attore. O d'attore, sì, certo. Con il cornetto. Vero. Che ci vuole sempre. Certo, grazie, bellissimo. Un piccolo portafortuna. Grazie, veramente, grazie. No, ma devo dire che comunque mi ha fatto piacere. No, ha fatto piacere venuti. A noi, perché, perché abbiamo sentito delle cose bellissime, abbiamo imparato un sacco di cose da te. Sei un esempio di attrice, di donna, e sono molto molto onorata di aver parlato un po' con te. Io ti ringrazio molto, grazie. Io sono stata ringrazio. Felice di avermi qui ospiti per quanto tempo? Abbiamo fatto? Un bel po', eh? Ah, sui 6, vabbè, che ci vuole? Siete arrivati alle 3, sono 3:01. Ops! Ciao! Ciao! We'll be right back.
Canale 8 ha presentato Guardando le stelle, in collaborazione con Intrecci Preziosi, Facile Rent, Euronics Gruppo Tufano, Mangia Group.